è successo? Ma c'è stato un contatto all'inizio, sono tornato ultimo, poi per la fame di recuperare mi sono scivolato, vabbè. Niente. Il contatto con chi è stato? È stato con Baldassari, però vabbè. Oh, che peccato tra loro. Vabbè, quelli ci può stare, solo che ci può stare il contatto, ho sbagliato, sono andato dritto e poi per recuperare sono scivolato, però vabbè, dai. La prossima volta. Sì. Anna, ricorda a Niccolò che lo aspetto, sperando di ritrovarlo un po' più sereno, a commentare la Moto2 quando comincerà, e torniamo sulla gara della Moto3 con Paolo Beltramo che segnalava con Lele Ventura questa grande differenza. Peraltro, diciamo, anche riprendendo il tema di inizio delle cronache affrontato con Enrico Borghi, diciamo che la prima non KTM è in nona posizione in questo momento della FTR Honda, gli altri in effetti sono tutti bene equipaggiati con la moto austriaca, che peraltro anche nel mercato del centrale, anche nello sport, penso a Torino Cairoli ad esempio, dice veramente la sto prendendo annanza, non capisco bene, non c'è un bel cavolo da fare, vanno bene, spendono bene i soldi, hanno una visione estremamente agonistica anche. Poi Cairoli ci mette tanto del suo, ovviamente, però sì, la KTM è veramente un'azienda di grande rilievo. Bellina sta gara, la Moto 3. Che qui ci sono i primi tre. Sopra, i ragazzi, gli spagnoli vengono da, sono la selezione, di un vivaio mostruoso. La Spagna ha investito milioni su questo sport e lo fa per allevare i giovani talenti. Noi vediamo la punta dell'iceberg. In realtà la Spagna si potrebbe permettere di riempire le hanno una marea di tutte le tasse. Questo sport credo che stia anche diventando un po' un gruccio per Carmelo Ezpeleta, che pur essendo spagnolo si rende conto che il motomondiale come in questo momento non lascia gli altri che le briciole. Però sono stati bravi loro, anche qui, sai, come fai a plafonarli se sono bravi, cioè a limitarli in qualche maniera. Intanto segnalo che Romano Fenati è riuscito a scavalcare Danny Webb.